Derby senza storia questa sera al Palaterme di Montecatini, vittoria netta della Fabo in Casalgema di fatto per 64-82. Una partita che non ha mai avuto storia, eccezione fatta per il primo quarto terminato con solamente due punti di scarto a favore di Fabo, poi nel secondo periodo un parziale di 17-5 degli uomini di coach Barzotti di fatto ha indirizzato la partita per gli Aironi, nel terzo quarto addirittura un 14-0, ma soprattutto Gema che non è riuscita a segnare per 8 minuti e mezzo. I primi punti per la squadra di Angelucci sono arrivati con due tiri liberi di Laganà, quindi quarto periodo che di fatto è stata pura accademia. Aironi che volano a 22 punti, Gema che rimane a 14 in classifica, quindi in una zona di classifica molto pericolosa. Non si pensava che la formazione di Angelucci approcciasse in questo modo la gara dopo anche le ultime sconfitte, ma le ultime partite giocate punto a punto come quella di domenica contro la Libertas Livorno persa solamente al supplementare. Una grande partita di Chiera e Carpanzano, 18 punti per loro, per Montecatini 13 di Pizzo e 13 di Savoldelli. Deludente Laganà quindi dal Palaterme, una sconfitta per Gema, Fabo che quindi vola e adesso può anche sognare addirittura le prime quattro posizioni che significano playoff per tentare la scalata alla Serie A2. Abbiamo fatto una partita di alto livello sulla falsariga delle ultime giocate, i ragazzi sono stati bravi, non era facile dopo l'immensa gioia di Livorno rimanere connessi con la sosta che abbiamo avuto. Anzi, ero molto preoccupato, ma mi hanno smentito, quindi complimenti a loro, molto bravi, bravissimi a tutti. Abbiamo anche sopperito all'assenza di Becchi, ora speriamo di rimetterci tutti in sesto per la prossima sfida. Sono riuscito a portare la squadra con la testa giusta a questa partita. Prendo in primis la responsabilità, perché l'allenatore lo deve fare quando una squadra si presenta in campo in maniera adeguata come stasera. E non siamo stati all'altezza della partita che ci aspettava. Da segnalare la presenza al palazzetto di Vito Panati, ex presidente Panapesca, che da oltre 20 anni non si rivedeva al Palaterme.